Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del topolino numero 3416. Eccolo qui, con la bella copertina di Andrea Freccero, con i colori di Max Monteduro, una copertina che vede Paperino qui al centro con la sua macchina, il suo bolide, che preannuncia appunto quello che leggeremo per questo numero, il topolino, che è tutto incentrato, non proprio tutto, ma comunque la storia più importante è incentrata sulla 24 ore di Paperopoli, che è anche il gadget che troveremo da questo numero in poi, un gadget che andrà in vari pezzi, composto anche da... ci sarà anche sul mensile di Zio Paperone e di Paperino, un gadget che poi alla fine comporrà un gioco da tavolo, ma ci sarà anche la storia di questa 24 ore di Paperopoli, che è stata scritta da Alessandro Sisti con i disegni di Mario Ferracina, ma andiamo con ordine. La copertina di Freccero con i colori di Monteduro, devo dire che è abbastanza semplice, ma belli i colori, soprattutto di Monteduro, ma anche il disegno ovviamente di Andrea Freccero. Una copertina con uno sfondo azzurro, con questa macchina e la scritta rossa con il rilievo giallo topolino, insomma una copertina che ci sta, anche se secondo me, almeno per i miei gusti, ne ho viste di migliori, però Freccero è senz'altro uno dei migliori. Si parte con la settimana di Silvia Ziche, che è ritira a Paperopoli, dedicata appunto alla 24 ore di Paperopoli, con Paperino che sfreccia con la sua 3-1-3 in gara, dicendo: se si ha una gloriosa storia alle spalle e qualcosa da raccontare, non è necessario alzare la voce. Non è vero, cara 313? Come al solito, sempre simpatica la vignetta di Silvia Ziche. Poi, cari amici di Topolino, l'editoriale del direttore Alex Bertani, che ci parla di quello che leggeremo su questa storia, cioè su questo Topolino. Ci dice che anche qui, nei fumetti, oltre a Alessandro Sisti e Mario Ferracina, quindi per la 24 ore di Paperopoli, il primo episodio di tre episodi continui che saranno sul Topolino, ci sarà anche Corrado Mastantuono, che per una volta abbandona la redazione Papersera, ma rientra qui con la storia Paperino, Archimede e la minaccia musicale. Poi ci sono Gabriele Panini e Alessandro Gottardo. Tra 7 giorni invece torneranno le tenebrose atmosfere di Casti con la sua Topolino e la micio minaccia. Questa sono molto curioso di leggerla, anche perché Casti mi piace. E poi ci sarà anche una nuova batteria di episodi per Minni, sempre dal prossimo numero. Ovviamente dice buona 24 ore a tutti. Andiamo a vedere il sommario di queste 5 storie che abbiamo. Vi dico subito che delle 5 storie che ho letto appunto di questo numero, 3 mi sono piaciute, 2 un po' meno. Si parte da Zio Paperone alla 24 ore di Paperopoli, la prima puntata di Alessandro Sisti con i disegni di Mario Ferracina. Inizia così la storia. Questa è la prima parte che sinceramente mi è piaciuta, sia per i disegni, i colori, ma anche per la storia in sé. A Paperopoli c'è subbuglio perché hanno indetto una gara automobilistica. Ci sarà anche il sindaco, infatti, all'inizio, che dice che ci sarà questa gara. Possono partecipare tutti, e quindi tutti gli abitanti di Paperopoli e blocchi di partenza, insomma, iniziano ad organizzarsi per poter partecipare a questa 24 ore. Ci sono Archimede, Paperina, lo stesso Paperino, Pico de Paperis, insomma, un po' tutti gli abitanti di Paperopoli cercheranno di partecipare a questa famosa gara. Non vi dico quello che succede, ma devo dire che questa prima parte mi è piaciuta abbastanza. La seconda storia riguarda la musica, e questo non mi ha convinto proprio. Storia e disegni di Corrado Mastantuono, belli disegni, anche i colori di Mastantuono, però la storia non mi ha fatto impazzire. Qui c'è la cugina di Bumbunghigno, una cantante che si chiama Mary Jane, che torna a Paperopoli dopo tanto tempo. Paperino e Archimede, che hanno per la ragazza un'ammirazione quasi puramente artistica, sono a settimo cielo, almeno fino a quando non la vedono arrivare e hanno un crollo nervoso, perché vedranno praticamente che questa cantante avrà con sé un nuovo personaggio, insomma, che suoneranno con lei, e Paperino e Archimede avranno problemi con questi personaggi. Una storia che sì, intrattiene bene, ma mi ha convinto meno rispetto alla prima parte, alla prima storia presente, cioè quella della 24 ore di Paperopoli. Poi c'è l'agenda, la 24 ore ci dicono tutto, molto molto interessante. Dopo la prima storia qui, che ci spiegano gira che te rigira, sono 24, da dove viene, insomma, la dicitura 24 ore, e sono stati gli Egizi a suddividere la giornata in 24 ore, quindi questa è una cosa molto molto interessante e istruttiva, anche per i più piccoli, ma anche per chi vuole, insomma, sapere qualcosa di più sul fatto della 24 ore, delle 24 ore che abbiamo in giornata. Poi c'è una storia che di solito a me non piacciono molto, delle storie di Young Donald Duck, ma questa invece mi è piaciuta, Pollice Verde, Allarme Rosso, una storia di Chantal Pericoli con i disegni di Marco Mazzarello e i colori di Edizioni BD, episodio 12. In questo episodio mi è piaciuto perché si parla di botanica, insomma, un giovane Paperino
che fa amicizia con tutti, ovviamente a scuola, e devono far fiorire la propria piantina, quindi si parla di botanica, di poche, ovviamente questa è una storia di poche pagine, non vi dico tutto quello che succede, ma mi sono piaciuti sia i colori, i disegni, ma anche la storia in sé, per cui questa è promossa. Poi a pagina 103, partenza in volata. Un altro, Il viaggio del dollaro d'argento, la storia di Gabriele Panini con i disegni di Alessandro Gottardo a pagina 103. Anche questa storia piccola ma breve, ma devo dire molto molto carina. Queste saranno storie che ogni tanto appariranno su Topolino. Praticamente Zio Paperone è fuori città, Paperino è al deposito, come al solito, a lucidare le monete. Succederà qualcosa che insomma destabilizzerà tutto l'ambiente. Insomma, Paperino, ci sarà il nonno dei Bassotti che cercherà di rubare una banconota speciale. Non vi dico altro perché la storia è corta, ma è una storia molto molto simpatica. E l'ultima, quella che non mi ha convinto tantissimo, Topolino, Pippo e la logica e il logico provvidenziale. Storia simpatica con Pippo protagonista, Topolino che non ha più l'appuntamento con Minnie, salta il suo appuntamento con Minnie, quindi va a trovare Pippo. E vede Pippo che appende agli alberi tutte le foto dei suoi antenati, dei Pippini. Di lì a poco poi succederà un casino perché c'è l'evento più originale di tutto Calisota, che sarebbe quello dei Pippini. Ci sarà questo prestigioso resort Pippo della Page nei pressi di Trout Lake e ci saranno parecchie sorprese. Questa storia però non mi ha fatto impazzire, benché la storia di Dantona con i disegni di Luca Usai non è male assolutamente, belli anche i disegni, ma non mi ha intrattenuto come le altre storie. In definitiva, cosa posso dire? Insomma, alla fine, la storia, insomma, non vi dico come va a finire, però ci sono ovviamente questioni di stile qui, che insomma, vedremo quello che ci sarà nel prossimo Topolino con le storie dedicate a Minnie, ciò che vedremo in settimana in edicola, ovviamente, e la prossima copertina del prossimo numero di Topolino è 3417, che è una copertina molto carina, con Topolino e Pippo che sono spaventati da questo micio gigante. Nella storia Topolino, la micio minaccia che ci sarà nel prossimo numero, oltre al secondo episodio di Zio Paperone alla 24 ore di Paperopoli, una storia di Minnie, una nuova boutique, la grande corsa del viaggio del dollaro d'argento e in un'altra città, sempre del viaggio del dollaro d'argento, è una storia di Brigitta e l'affarone del Pappamondo. Queste sono le storie che vedremo nel prossimo numero. Nel finale vediamo Paperoga insieme a Paperino, i cugini. Che dire ragazzi, un buon numero di Topolino, mi sono piaciute 3 storie su 5. Menzione particolare per la prima parte, ovviamente, della 24 ore di Paperopoli. Mi è piaciuta anche Pollice Verde e Allarme Rosso di Young Donald Duck e anche Partenza e Volata del Viaggio del Dollaro d'Argento, meno Paperino, Archimede e la Minaccia Musicale, Topolino e la Logica, il Logico Provvidenziale. Ma un numero che mette in mostra davvero delle cose interessanti, tra cui anche la spiegazione del 24 ore, perché si chiamano così, insomma, un buon numero di Topolino. Volevo darvi una news per quanto riguarda il mondo Disney e quello che porto sul canale. Continuerò ovviamente a portare il settimanale Topolino. Continuerò a portare il mensile i grandi classici Disney, così come il manuale delle giovani marmotte e il bimestrale Almanacco Topolino. Purtroppo ho dovuto fare un taglio. Da oggi in poi non porterò più il mensile Paperino per motivi di spazio e di budget, ma anche di qualità. Ultimamente Paperino non mi stava convincendo con la selezione storie, per cui ho deciso di tagliarlo. E di continuare con i fumetti che ho già detto, oltre a qualche unboxing che ci sarà ogni tanto della Panini Comics. Per cui, ragazzi, questo è il numero Topolino numero 3416. Una buona lettura che consiglio. Certamente non perfetto come numero per quanto mi riguarda, ma 3 storie su 5 sono veramente carine. Per il resto, comunque, sempre una lettura piacevole. Io, come al solito, vi ringrazio per aver seguito il mio video e grazie a tutti per il supporto, per guardare sempre i miei video e supportarmi. Da un po', insomma, io vi ringrazio come al solito, come sempre lo farò sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!